Oggi parliamo degli strumenti, del gather e del farm in New World. Chiaramente la raccolta nel nuovo mondo richiede l'uso di strumenti, esistono diversi strumenti utilizzati per chiaramente diversi scopi, un po' come succede in quasi tutti gli MMO di questo mondo, quindi avremo la canna da pesca, l'ascia, il piccone, il falce e il coltello per scuoiare. Ma prima di tutto ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, perché se no giuro che quando inizia New World vi vengo a prendere. Io non faccio PvP, ma lo faccio giusto per venirvi a prendere. Guardate i video, ragazzi, iscrivetevi, è gratis. Mi date una mano enorme a far crescere il canale e a migliorare sempre di più i contenuti. Ricordatevi inoltre che se cercate compagni di gioco, gilde o qualsiasi altra cosa, di iscrivervi a New World Italia, sia su Facebook che chiaramente sul Discord, e sul Discord potete trovare direttamente la lista delle compagnie, quindi di tutte le gilde che sono presenti all'interno, potete scegliere quella che volete in base a gilda e fazione, e soprattutto trovare compagni e divertimento, perché devo dire che il Discord è veramente divertente, su cui chiedere informazioni e farvi due chiacchiere. Oggi è difficile registrare. Ah, devo fare una regia più decente. Ho tutto scritto, ma comunque sia. Iniziamo a parlare di quello che sono gli strumenti. Abbiamo tre modi per averli, quindi tre modi per ottenere gli strumenti per il gathering. Il primo modo è nel campfire, quindi si possono craftare nel campfire. Il secondo modo è craftarli utilizzando una fucina, quindi si otterranno degli strumenti di livello superiore che ci aiuteranno a prendere più materiali mentre li cerchiamo, li facciamo in giro per la mappa, e soprattutto si possono anche comprare alle stazioni commerciali. Questi strumenti, soprattutto quelli di livello superiore, possono essere strumenti con dei bonus e di conseguenza possono aumentare questi bonus sia la durata dell'utensile, che ovviamente vi ricordo si rompono e bisogna ripararli, sia ovviamente riduce il tempo stesso necessario tra le riparazioni. Inoltre c'è anche il bonus che aumenta la qualità della risorsa primaria che si guadagna. Quindi, chiaramente, se noi andiamo a cercare, che ne so io, il ferro e possiamo droppare delle gemme, questi strumenti ci possono far sì, possono aumentare leggermente la percentuale di drop di gemme. E comunque sia, hanno una migliore resa e di conseguenza dropperemo più materiale dalla stessa risorsa. Bene, una volta che noi abbiamo i nostri strumenti, dobbiamo ovviamente andare a ritrovare le risorse. Chiaramente ci sono delle mappe esterne sui vari siti che ci danno esattamente la posizione delle risorse, ma se non volete utilizzarle e volete utilizzare gli strumenti del gioco, ci sono, diciamo, un paio di accorgimenti. Il primo è che all'interno della mappa ci sarà una mappa interattiva, ovviamente all'interno del gioco c'è una mappa interattiva, dove verranno definite delle risorse, quindi direttamente sulla mappa potrete vedere la locazione delle risorse, ma non è una locazione precisa, quindi dovrete andare in quella determinata zona e cercare la risorsa. Più però noi faremo quella determinata risorsa, più alzeremo il livello di gather di quella determinata risorsa. Prendiamo per esempio i minerali sulla minimappa e sulla bussola della minimappa. Ogni volta che noi arriveremo a un determinato livello, ci compariranno le risorse nella zona. O meglio, quando noi andremo in giro per la mappa, sulla bussola compariranno i marker dei vari spot, delle varie risorse. Questo ci aiuterà chiaramente a definire dove andare, soprattutto trovarlo molto più velocemente la risorsa che ci interessa. Più si alza il livello, più ovviamente vengono svelate risorse. Una nota che bisogna inserire è che tutte queste abilità di gathering hanno una progressione che arriva fino a livello 200. Fino a livello 175 non potremo andare a prendere i materiali migliori, e fino a livello 200 di quella stessa abilità non vedremo sulla minimappa e sulla bussola dove vengono indicati i punti di raccolta. Entriamo nello specifico, quindi parliamo direttamente di quello che sono le 5 raccolte principali, iniziando dalla pesca. Quindi le canne da pesca in New World possono essere fabbricate usando l'abilità di ingegneria, o possono essere ovviamente comprate. Ci sono 5 livelli di canne da pesca da poter realizzare e ci sono 11 tipi di vantaggi unici disponibili per le canne da pesca. La nostra capacità di trovare punti caldi, quindi gli hotspot dove ci sono i pesci, aumenta in base chiaramente alla nostra abilità di pesca. Dopo aver creato e acquistato una canna da pesca, possiamo equipaggiare la canna
vicino a uno specchio d'acqua. Gli hotspot, quindi dove troviamo i cosi, ci consentono di catturare pesci di migliore qualità e vanno da hotspot ampi fino a hotspot segreti. La nostra capacità di scoprire e tenere traccia di questi hotspot, a parte la nostra memoria, è ovviamente basata sull'abilità di pesca. Man mano che la pesca aumenta, raggiungeremo nuovi traguardi e quindi sbloccheremo nuovi hotspot. Il logging o il taglialegna si basa su 4 tipi di legne, quindi non sono così tanto difficili da capire questa. Ci sono alberi giovani che sono raccoglibili a livello 0 e quindi disponibili per praticamente fin da subito. Gli alberi maturi che sono raccoglibili a livello 50 dell'abilità e anche loro vengono disponibili direttamente sulla bussola a livello 50. Il wardwood che è raccoglibile a livello 100 e tracciato a livello 125 e l'ironwood che è raccoglibile a livello 175 e tracciato chiaramente a livello 200. Tutta la registrazione di questa abilità è abbastanza facile da raggiungere, non bisogna fare altro che prendere l'ascia e iniziare a fare gli alberi. È una cosa che praticamente si fa fin dall'inizio ed è forse l'abilità con cui raggiungerete prima il cap level. Parliamo invece del mining. Il mining è leggermente più complicato perché ci sono diversi metalli, ma l'abilità di mining non fa solo in modo che noi troviamo gli spot dell'iron, argento, oro o quant'altro, ma ci sono ovviamente anche collegate pietre, petrolio, gemme e pietre alchemiche. Quindi l'abilità di mining è un po' più ampia di quello che invece lo è, per esempio, quella del taglialegna. Per quanto riguarda le gemme, vengono rilasciate casualmente durante l'estrazione e vengono utilizzate chiaramente per essere inserite nell'equipaggiamento. Le pietre basta usare tagliapietra, quindi niente di che, basta minare e si trovano le pietre. La pietra normale è raccoglibile fin da livello 0, chiaramente è molto facile da trovare, si trova praticamente in ogni zona, anche appena noi sponiamo. Per quanto riguarda invece la magnetite, è raccoglibile da livello 105 e viene tracciata fino a livello 155. Per quanto riguarda invece i metalli, il ferro è chiaramente raccoglibile da livello 0 e tracciato a livello 25 dell'abilità, l'argento da livello 10 tracciato al 35, il petrolio da livello 20 al 45, l'oro dal 45 al 70, le pietre alchemiche si trovano a livello 50 e vengono tracciate a livello 75, lo star metal da livello 100 a 125, la magnetite da livello 105 a 155 e il platino da 110 a 135. L'ultima cosa che si può raccogliere, che è lo step finale, è l'oricalcum da livello 175 e viene tracciato chiaramente a livello 200. Le pietre alchemiche possono essere trovate sparse per la mappa, come tutto il resto, seguono uno schema, ad esempio si troveranno più nodi terrestri attorno ai mob terrestri e acqua intorno ai livelli acqua, quindi le pietre alchemiche vanno in base alla zona in cui si trovano. Parliamo ora della raccolta, anche questa è una cosa abbastanza complicata. Esistono 7 tipi di piante raccoglibili in New World. Le piante agricole che sono raccoglibili da livello 0 a livello 20, scusatemi, tracciate a livello 20, la canapa da 0 a 25, maledetti drogati, i funghi, anche lì lo so che aspettate i funghi allucinogeni, sono raccoglibili anche loro da livello 0, e le creature magiche droppano chiaramente determinate cose, anche quelle sono raccoglibili a livello 0 e tracciate però a livello 175. Si passa agli step successivi, in pratica da nulla a bella roba. Quando si parla del silkweed, che è raccoglibile a livello 100 e si traccia a livello 125, e il wire fiber, che è raccoglibile da 175 a livello 200. Per quanto riguarda i funghi, vengono raccolti e utilizzati per creare coloranti. Il colore dei funghi che trovi sono in base alla zona in cui li raccogli. Chiaramente sono una risorsa abbondante e facile da trovare. Per quanto riguarda la canapa e le erbe, possono essere trovate nei biomi delle foreste e delle praterie, sono abbondanti vicino a Windsward. In generale comunque le trovi, si trova la canapa nelle vicinanze di dei vari insediamenti umani. In pratica non è così tanto difficile da trovare. Tutte queste però risorse vengono tracciate a livello 100, quindi comunque ci vorrà un pochino per poterle tracciare nella mappa.
Per quanto riguarda le piante agricole, si possono trovare attorno agli insediamenti dove ci sono le fattorie, e ogni fattoria ha chiaramente un diverso tipo di cultura. Per quanto invece riguarda le piante creature magiche, questi sono nodi, diciamo, che seguono la stessa logica del mining. Si troveranno i nodi di piante magiche acquatiche vicino all'acqua, per quanto riguarda quelle di terra invece vicino ad aree forestali, eccetera, 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 e via così. L'ultima è la scoiattura, che è la caratteristica, l'abilità più facile da portare su, anche perché è l'unica caratteristica che è utilizzabile da livello 0. Ovviamente più si alza l'abilità, più si troveranno pelli di pelli belle. Non so come definire pelli belle, scusatemi, ma non so veramente come definire pelli belle. Chiamerò pelli belle. E quindi tutto quello che riguarda la scoiattura va in base ovviamente alla preda che noi stiamo uccidendo. Quindi le prede piccole sono raccoglibili chiaramente da livello 0, ma questo vale per tutti, e vengono tracciate da livello 25. La preda media, idem come sopra, a livello 50 viene tracciata. Preda grande viene tracciata a livello 75. Lo small predator a livello 125, il predatore grande a livello 175. Vi ricordo che non tutti i mostri possono essere scoiati, ma ovviamente devono essere delle prede, e quindi non per forza il classico lupo che ci attacca può essere scoiato. In realtà sì, l'ho già provata questa cosa, ma non tutte, non provate a scoiare tipo i mob umanoidi, perché quelli non funziona, anche se farmi un vestito di pelle umanoide non sarebbe una cattiva idea. Comunque sia, questo era quello che riguardava il gathering, quindi, e il farm di tutte queste risorse. Ripeto, ci saranno mappe interattive già al lancio del gioco, già alla beta sono uscite, già nell'alfa sono uscite, e di conseguenza non sarà così complicato andare a trovare le risorse. Vi ricordo che però le risorse possono essere portate fino a un certo punto dalla persona, quindi non vi caricate di risorse fino alla morte, e possono essere lasciate negli stage delle varie città. E ricordatevi che gli stage delle città non sono comunicanti l'uno con l'altro, quindi se in una determinata città non c'è una determinata risorsa, beh, dovrete o portarcela voi a piedi oppure cercarla nelle vicinanze per poi farmarla. Con questo io spero di essere stato abbastanza chiaro. Noi ci rivediamo con il prossimo video, e GG a tutti quanti.